coloro che amano la nostra bella Liguria. Grazie, dottor Del Pino, a lei la parola. Allora, intanto grazie a tutti voi, grazie al Corimbo per l'invito, soprattutto alla Presidente, anche per le belle parole che Marisa Bressanin ha voluto dire all'inizio proprio nel presentarmi. E oggi sono felice di presentare l'opera di Cosimo Di Masi, Schegge di Guide Mattica, nome un po' strano, adesso poi ne parleremo. Vedete, la vita ha delle regole e la libertà significa anche il rispetto di queste regole. Anche per guidare un'auto, così come per guidare un aereo, esistono delle regole ben precise. Cosimo Di Masi queste regole le conosce, al punto che addirittura le insegna agli altri, da istruttore di guida. Quindi da istruttore insegna ai futuri patentati a seguire, ad esempio, la retta via. Da poeta invece Cosimo Di Masi segue le regole della fantasia e inventa così la guidematica. La guidematica, ci si chiede, che cos'è? Ecco, adesso ieri abbiamo appreso una nuova parola, no? Quel bambino che ha inventato petaloso. E quindi adesso noi abbiamo qui un poeta, uno scrittore che ha inventato la guidematica, che ha le sue regole e che fa spaziare la mente per le strade del cuore, tanto per usare un'analogia con il suo insegnamento di istruttore di guida. E Di Masi percorre queste strade con passione, con amore, perché dispone proprio di quella curiosità di cui parlavo all'inizio del mio intervento. Allora, tutto questo per dire che Cosimo Di Masi è certamente un uomo, voi lo conoscete, un uomo generoso, è un uomo pieno di iniziative, ricco di entusiasmo, con una grande capacità di fare, con una grande voglia di sapere, con un forte desiderio di capire, di comprendere, per poi spiegare ciò che sa anche agli altri. In pratica è un vulcano di idee che esplode in mille scintille e a volte queste scintille si spargono un po' qui, un po' là, anche le sue poesie sono delle scintille che esplodono così in volo. Ecco, io lo conosco da molti anni e devo dire che da subito si è sprigionata una grande simpatia verso un uomo così carico di umanità, di disponibilità verso il prossimo, verso gli altri, e mi ha colpito soprattutto l'amore per la cultura, l'amore per la conoscenza, ecco, per la conoscenza. Cosimo non si stanca mai di studiare, adesso sta facendo una ricerca che dura da anni, non so quando riuscirà a finirla, pensate, sul dialetto della sua terra, con tutte gli annessi e connessi, con tutte le varie storie e anche racconti che il dialetto porta a considerare. E scrive molto quindi Cosimo Di Masi, scrive soprattutto poesie ma anche passi di narrativa, e a prima vista qualcuno potrebbe anche non capire il suo modo di pensare, però poi leggendo le sue opere si comprende anche tutto il suo senso di voler apprendere, il suo senso di conoscenza. E Di Masi non si arrende di fronte alla parola, anche a costo di inventare la guidematica, perché per lui la parola stessa va sviscerata, va interpretata, va usata all'interno di un linguaggio anche poetico che diventa in questo modo un percorso ampio e aperto. Quindi Cosimo Di Masi ha inventato la guidematica. In cosa consista questa materia, questa disciplina? A lui spetterà il compito di spiegarlo magari brevemente, come del resto ha fatto anche nelle prime pagine di questo libro, che si snoda attraverso 200 pagine, un compendio di conoscenza, di saggezza, di ricerca, di vita e di esperienze. È un libro che si abbevera al pari di quest'altro che ha pubblicato qualche anno fa, intitolato Quella notte ha portato buoni consigli, che era pubblicato per la nuova editrice genovese, mentre questo libro è pubblicato dalla Tigulliana. Si abbevera le radici della sua terra, della sua amata Calabria, ma
è anche un testo che vuol far conoscere, perché no, anche far sorridere. È la vita che va presa con tutti i suoi spunti, con tutti i suoi alti, con tutti i suoi bassi, con le buone, con le cattive notizie, con tutte le gioie, con i dolori, insomma, va presa anche con filosofia, no? E così Cosimo Di Masi, in un certo qual senso, dimostra anche di essere un buon filosofo. Ma non è uno che si pone in cattedra, non è uno che ti fa calare dall'alto le sue verità. È, come ho detto prima, una persona semplice, che si commuove di fronte alla natura, che gioisce quando un cuore palpita del sentimento della poesia, che partecipa alla gioia degli altri, che vola come un piccolo principe nel cielo terso sopra di noi. Vedete come mi ha influenzato la lezione di stamattina ai giornalisti. Ecco perché stamattina, appunto, partecipando proprio a quel corso sul volo dei giornalisti, io ho pensato a Cosimo Di Masi, ho strappato tutto quello che avevo scritto, e nella pausa pranzo ho preferito riscrivere queste considerazioni che ho voluto snocciolarvi adesso, magari un po' così arruffate, ma che vi hanno fatto volare pure voi. E quindi, con un ringraziamento, chiudo a tutti voi che mi avete invitato e che mi seguite molto spesso anche con simpatia e con amicizia, lo dico per tanti amici che ho ritrovato anche quest'oggi, e anche con un augurio affettuoso a Cosimo Di Masi di continuare a essere, nei suoi voli letterari, un instancabile sognatore. Grazie. Intanto buonasera amici del Corimbo, buonasera a tutti voi presenti, a tutti voi presenti. Prima di iniziare a parlare di questo mio frutto di esperienza quasi decennale, porgo un saluto doveroso alla fondatrice di questa associazione, il Corimbo, Albertina Bottini Dodero. Io a questa straordinaria presidente devo molto, perché è lei che per la prima volta mi introdusse in questa associazione. Attraverso le mie ricerche, attraverso i miei studi di psicologia, filosofia, matematica, come tutti quelli che studiano d'altronde nel magistrale, che cosa ho fatto io? Ho cercato di far emergere tutto ciò che poteva essere utile per l'apprendimento alla guida di un'auto. Oggi sono contento, tant'è vero che ho detto che è una grande festa, ma la festa non è solo per me. La festa è per voi e per tutto il mondo della cultura, perché per la prima volta nella storia della letteratura e della poesia la guidematica entra come concetto di insegnamento, come metodologia di insegnamento, servendosi della psicologia, della filosofia, della psicanalisi e di tutti quegli elementi che possono concorrere a sbloccare determinati cervelli che in quel momento sono bloccati. Io, guidematica, da che cosa viene fuori? Prima di guidematica c'è un altro concetto che vi ho letto prima, cifrematica, la cifra della parola. E allora il passo non è stato lontano, il passo è stato breve. Da cifrematica ho detto io, ma come? Alla parola cifra posso sostituire guida. Guidematica, cosa vuol dire? Aiuto alla guida. Quello che faccio io è un aiuto che do per imparare a guidare. E allora guidamatica, non posso dire guidamatica, devo dire guidematica. Ecco la parola guidematica, che qui in questo libro voi non troverete tutta la filosofia della guidematica, ma troverete alcuni passi, stralci, concetti, ma non tutto, perché il tutto fa parte di un altro libro che dovrebbe uscire, la guidematica. Però non mi sono limitato esclusivamente a parlare della guida,
perché parlare della guida potrei annoiarvi. Mi sono limitato anche a inserire, a incastrare, a incastonare questo concetto nella cultura, nella letteratura. E voi, insieme a noi, siamo da oggi in poi gli artefici di... che dobbiamo portare avanti il concetto della guida, perché oggi ci troviamo in un mondo che sta deteriorando, per cui andiamo per la strada e non siamo più sicuri di niente, perché non c'è educazione alla guida, c'è solo istruzione tecnica e anche breve per raggiungere subito quel pezzettino di plastica, la patente. Io vi ringrazio e volevo dire che ringrazio voi che siete venuti tutti, perché avete accettato l'invito di un argomento che in qualche maniera non è tanto conosciuto. Grazie.